Ciao a tutti, nuovo video anche oggi, un bel make-up e ho deciso di chiamarlo Cioccomenta perché voglio fare un look con un po' di marrone cioccolato e un color menta e, di MAC. E ho deciso di chiamarlo Cioccomenta perché voglio fare un look un po' marrone, un po' menta e se riesco inserisco anche uno dei quattro ombretti di Neve Cosmetics che avevo acquistato. Questi qui, quelli insomma tutti glitterosi, non mi ricordo come si chiama la collezione. Ce li ho da un po', devo ancora provarli proprio perché non li ho nemmeno sfiorati, volevo usarli assieme a voi. Quindi cominciamo con il look. Sigla! Sono andata finalmente a tagliare i capelli, finalmente, non vedevo l'ora, erano cresciuti un sacco. E ho anche una nuova skincare routine perché ho terminato i prodotti che vi avevo mostrato anche negli ultimi best of, quindi ne ho iniziati alcuni di nuovi e partiamo con il Lift and Plump Gold Eye Cream di Eterea. Eccolo qua. È quello con la foglia oro, si vede un pochino. È un prodotto super lussuoso, almeno per me. E oltretutto, vi ho anche chiesto su Instagram quali sono i brand di skincare che più vi ispirano in questo periodo. Vi ho messo quattro brand diversi e Eterea ha vinto. Quindi sono molto felice di utilizzare un loro prodotto per questo tutorial. Bisogna fare un po' di attenzione con il pack perché schiacciando la protezione tende ad uscire un po' di crema dai bordi, però insomma bisogna stare un po' attenti. Come crema viso invece, insomma è in SOS, quindi ho preso questa qua, non so se conoscete il brand. Per non sudare troppo adesso la applico senza olio di Mossa che uso sempre tutte le mattine mischiato alla crema viso. Ne applico proprio pochissimo in modo da idratare anche un buon profumo, sa da Ikea. Siccome voglio una base cremosa e chiara in modo da far risaltare il color menta, vado ad applicare il correttore di Nabla nella tonalità Ivory. Ciò che ne rimane. E comunque, a proposito di Instagram, come vi chiedo sempre, seguitemi anche su tutti i social che trovate nell'info box qui sotto e soprattutto se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, lasciatemi un bel like e un commento qui sotto. E ho bisogno tantissimo del vostro supporto e della vostra motivazione anche. Quindi se vi piacciono i miei video o anche se avete idee, se volete vedere qualcosa in particolare, scrivetemi tutto qui sotto, per me è davvero molto 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 importante. So che ve lo chiedo sempre, non smetterò mai di dirlo, ma per me è davvero super importante, quindi datemi una mano. Ok, il primo prodotto colorato che applico è questa matita di Neve Cosmetics nella tonalità Amigdala. È un marrone molto caldo e mi servirà per delineare la parte più esterna di occhio. Come vi dico sempre, se cercate delle matite occhi di buona qualità, morbide, ma soprattutto con dei colori molto interessanti, queste di neve sono perfette.
sulla palpebra mobile, quindi dall'angolo interno fino a metà palpebra, vado ad applicare questo bellissimo ombretto di MAC che si chiama Mind Condition ed è un color menta, anzi latte menta, perché secondo me il color menta è un altro, è quel verde forte, cioè le foglie di menta non sono così, latte menta. Consiglio di tamponarlo in modo da tirare fuori più colore possibile, perché essendo così pastelloso e dal finish quasi gessoso, è bene tamponarlo. Scelgo adesso il mio amatissimo Swiss Chocolate, sempre di MAC, che vado a sfumare dove ho applicato la matita marrone. Dalla Analog di MAC, quindi una delle nuove palette Cutie, vado a scegliere Camera Roll, che è questo marrone scuro, un po' shimmerino. Questo deve essere finish latex o latex, e lo vado ad applicare nella parte più esterna di palpebra. Vado a definire un pochino gli occhi con l'eyeliner, scelgo quello marrone di L'Oreal. Ok, correttore, e anche questa volta utilizzo il numero 3 di Astra. E come fondotinta vado a scegliere il True Skin di Catrice nella tonalità Warm Beige. Ok. Cipria giusto nella zona sotto gli occhi in modo da evitare pocci se c'è un po' di fallout. E torniamo agli occhi. Riprendo la matita di neve che ho utilizzato all'inizio e la vado ad applicare nella rima interna. Nell'angolo interno invece applico questa che si chiama Vedo non vedo, sì, ed è pazzesca come punto luce. Riprendo quindi Swiss Chocolate e lo sfumo qui sotto. E anche il color menta che vado a sfumare proprio qui alla fine. Come punto luce nell'angolo interno vado a scegliere o Ricalco di Neve, questo è quello con un riflesso diciamo verde lime, credo che il metodo migliore per applicarlo comunque sia con le dita. Vado di mascara e scelgo quello di Espresso, questo è al caffè, si chiama Mocha ed è marrone.
me to the moon. Tell me you'll be on the soon. I wanna wait no more. Ok, come terra vado ad usare questa di Clarin. Era in edizione limitata con i fenicotteri. La fanno ogni anno con un pattern diverso. Non sto qui a dirvi che dopo un giorno che l'avevo acquistata mi si è staccato il coperchio, ovviamente. Capita anche a voi, io spero di sì, perché altrimenti mi sento proprio sola in questo mondo. Per le sopracciglia comincio con il Soap Brow. E sulle sopracciglia applico il Painting Eyebrow di Wycon per riempirle un po'. Ok, sono tipo incollate. Come blush vado ad applicare Deli di Neve Cosmetics, che ho riscoperto in quest'ultimo periodo e mi piace da matti. E invece come illuminante applico un po' di Sea Pop di Becca. Ok, termino con le labbra e inizio applicando Hover, sì, perché ha la O, di MAC. Questa è bellissima. E come rossetto vado di Creamy Love di Clio nella tonalità Honey Nude. Voilà! Molto carino Honey Nude, anche se è un po' più rosato rispetto alla matita, però la combo mi piace. Quindi eccoci qua con questo look Choco Menta terminato. Fatemi sapere se vi ho dato un'idea carina, divertente per uno smoky un po' colorato. Possiamo definirlo smoky? Comunque insomma un look semplice, perché alla fine non c'è nulla di difficile, però con questo verde così un po' diverso, un po' gelatoso, sicuramente estivo. Il verde è uno dei colori del momento, credo assieme al blu. Però vedo molti più verdi indossati e niente, a me piace un sacco e insomma col marrone si abbina perfettamente. Se siete arrivati fino alla fine lasciatemi un commento con un emoji a gelato o a latte menta, quindi o con una fogliolina di menta, con un bicchiere di latte, insomma qualcosa che richiami un po' questo trucco qui. Io vi saluto, vi ringrazio e vi aspetto alla prossima. Ciao!